Io sono Pietro Alciatori, vengo dalla Toscana, rappresento un ristorante di famiglia, ristorante Albergaccio a Castellina in Chianti, è un piccolo paesino fra Siena e Firenze. È una cucina semplicemente bella, non è troppo complicata, però per essere fatta bene deve essere rispettata. Non cercare di stropicciarla, di volerla complicare troppo. È un locale storico, da ormai 33 anni siamo aperti e facciamo una cucina veramente tradizionale con qualche piccolo accenno alla modernità. Lavoriamo principalmente prodotti del territorio ed è una cucina che piace e ti fa stare molto bene. Salve a tutti, mi chiamo Abidinos Luca, rappresento il Friuli Venezia Giulia, sono promotore della osteria Turlonia e qui mi trovate al ristorante Piselli. La cucina della mia regione è una cucina un po' particolare perché collega insieme tre tipi diversi di territorio, dalla montagna alla pianura al mare. Quindi abbiamo la parte montana dove c'è un sacco di. Si usa tanto la fumicatura, ad esempio la pita, la pitina che noi abbiamo qua, poi c'è la pituccia e la peta. Poi c'è la pianura dove c'è San Daniele, la fumicatura è con legno di ciliegio, queste cose qui, quindi influenza marina, la fumicatura di ciliegio dietro e quindi il prosciutto è mondiale. Panforte è un dessert che proponiamo al ristorantino, il ristorante ci ospita, è un dolce fatto con la frutta secca, i canditi e le spezie. Le spezie sono molto presenti nella cucina senese e fiorentina perché sono le spezie che venivano usate per insaporire anche i salumi. Sono delle spezie anche spesso vengono usate anche dall'altra parte del mondo come qui e in America, ecco, un po' un'unione. Qui noi presentiamo un risotto tipico di Trieste, cioè la buzzara. Un sugo fatto con pomodoro, carota, cipolla, sedano, aglio, peperoncino e prezzemolo, dove gli scampi vengono cotti all'interno del sugo e il sugo prende il gusto dello scampo. Qui noi presenteremo invece un risotto in bianco con uno scampo crudo e una salsa di buzzara aggiunta sopra poi. E con questo panforte ho portato direttamente all'Italia, faremo un semifreddo, quindi lo contestualizziamo un attimo, lo serviremo con una salsa di fichi molto semplice per rispettare il gusto che ha. La settimana della cucina regionale italiana è un evento organizzato per il Consolato d'Italia no Brasil per celebrare la diversità della gastronomia italiana in diversi ristoranti di São Paulo. Não há uma cozinha italiana, mas várias cozinhas italianas. Provar esses pratos é como fazer uma viagem nesse fascinante país.